Amici bellini, questa sosta delle nazionali si sta rivelando molto interessante per i nostri giocatori. Ha segnato Raspadori, poi ha segnato qui, ha segnato pure Osimhen. Cominciamo! Perché ricordate sempre che Osimhen è ancora nostro, ci tengo moltissimo. Benvenuto Sabino Malafronte e a tutti i nuovi iscritti, siete parecchi che state accorrendo sul canale, mi fa piacere. C'è un clima sereno, mi fa piacere. Lasciate un like per i nostri giocatori, titolari o meno, che vanno nelle nazionali e ci danno soddisfazione. Perché gli scozzesi li abbiamo visti tutti e due, e tutti e due in gol. Quando è stato ieri, impegnatissimo io con l'asta mantra, poi ne parleremo perché adesso devo fare pure le buste dell'asta nuova, quella degli amici bellini, e la non posso... Però ve lo posso far vedere forse la squadra, perché l'asta mantra è un gioco completamente diverso e non è che sgamo le mie strategie, se vi faccio vedere, anche perché quello che avevo in mente nell'asta mantra, essendo live, essendo a chiamata, è tutta un'altra situazione, quindi ho dovuto cambiare la mia strategia, il modulo che avevo in mente... Può essere un po' fluido, non è detto. E dobbiamo parlare del modulo anche del Napoli, perché con il rientro di Foloruscio e la possibilità anche di un Raspa che... Quante volte... lo dico solo per i nuovi, perché i vecchi tappatevi le orecchie. Quante volte lo abbiamo detto che Raspadori da seconda punta può far molto bene, proprio vicino a Lukaku. È proprio l'esempio quello là, Raspadori, Lautaro, insomma, diversi per certe caratteristiche ma assimilabili per come vedono la porta. E quindi secondo, senza dare fretta però a Conte, perché lo so che molti amanti della tattica, adesso vediamo proprio a livello, ci spostiamo e vediamo proprio a livello tattico come li possiamo mettere tutti questi giocatori in campo, perché ci sono alcune formazioni che possono funzionare con le coppie, cioè, che le sappiamo, e altre che si possono fare in corsa, secondo me senza dar fretta a Conte che è in giro per il Napoli, non per il Napoli, per Napoli di notte. Poi abbiamo visto McTominay che dice non sono venuto a pettinare le barbe. Non ha detto così, però si stava facendo le foto e dice oh, io non sono venuto a fare le foto, sono venuto a vincere. Ah, che bella mentalità. Poi anche sta girando una foto, un post di Instagram della moglie di Zielinski. Insomma, a fine video vi faccio vedere la mia asta, tanto non fa niente, sono cambiate delle cose e non sgamo proprio niente. Oppure mi volete copiare la strategia, va benissimo, tanto io mi devo divertire, non devo vincere per forza, devo, come fanno gli youtuber che parlano di fantacalcio, io devo creare il contenuto. E infatti ho preso un giocatore che vale solo per il contenuto, ma ci arriviamo. Insomma, un paio di riflessioni, perché ieri l'Italia batte la Francia. Io ho guardato gli highlights, insomma, la Francia che ha avuto opportunità. Il primo gol viene, insomma, proprio Barcolà, zona di Lorenzo, Barcolà. Barcollava un pochino. Difficilissimo, insomma, reggere l'urto con la Francia, con quei talenti. Però l'Italia lo fa. E al di là del fatto che io non assimilerei la questione Tonali alla questione Fagioli, perché Tonali poi sì, sconta la squalifica come l'aveva scontata Fagioli. Era la convocazione di Fagioli senza aver fatto nemmeno una partita, senza aver fatto preparazione, che puzzava un po' troppo, e quindi a Spalletti chiedevamo conto anche di... Però Tonali ti dà l'impressione di essere un giocatore diverso che è anche impattante. Insomma, con Di Marco. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora... Gran bel gol, poi arriva Frattesi, il tapin, l'inserimento da dietro di Frattesi, e poi arriva un bel gol di Raspadori da punta vera, che si porta avanti il pallone, mette il pallone a uscire dall'altra parte, mica male. E questo mi porta inevitabilmente alla riflessione sul modulo per poter sfruttare tutti i calciatori al massimo delle loro potenzialità. Ora andiamo per ordine, al momento... Togliamo un attimo Rafa Marin, quello che noi siamo, togliamo da mezzo Juan Jesus, sennò la gente si sente male. Oliveira, Spinazzò, consideriamo Spinazzò, mettiamo da parte Foloruscio, Gilmour, Lobot, Ganghissà, McTominay sarà un tema, perché questi scalpitano. In questo momento sta giocando anche Ganghissà. Facciamo il recap di tutte le partite della nazionale. La Nigeria sta vincendo 3-0,
Osimhen ha segnato il 2-0, poi doppietta di Lookman. Il Camerun stanno in questo momento all'88esimo, Anguissa tutta la partita in campo. Come Kvicha, che si fa pure sul 4-0 la Georgia, Kvara non esce, è finita, si è fatto tutta la partita, ha segnato sul rigore, Kvara sta facendo un nuovo tipo di rigore, la seconda volta che lo vediamo, prende la rincorsa, fa una frenata e poi la piazza di giustezza, anche questa volta la piazzata di piatto a uscire, aspettando il portiere, è un po' rischiosa, però Kvara, io metto questa perché Kvara è un amante del basket, ma sappiamo anche che è un amante di Cristiano Ronaldo e se ha visto i rigori tirati da Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo è un altro che cambia il modo di tirare periodicamente per non essere mai prevedibile, ha tirato un numero di rigori pazzesco e quindi secondo me Kvara se lo guarda il suo idolo e cerca di imitarlo alla meglio, insomma segna sul rigore, poi gli danno anche un assist che onestamente se voi leggete i tabellini, wow, Kvara gol e assist, sì. Però l'assist è un passaggio da dietro al centrocampo rasoterra, buono, illuminante sicuramente, ma poi l'attaccante si fa tutta metà campo, palla al piede, toccando il pallone più volte, segna col portiere in uscita. Io quello non lo riesco a considerare un assist, però a livello statistico conta e quindi Kvara, gol e assist. Ieri Raspadori, gol. McTominay goal, Gilmour goal, Anguissa non lo so come ha segnato, mi piace continuare a considerare anche Osimhen perché ci serve che faccia gli sfraceli per non rimanere di nuovo con quella situazione, sì ma mo l'abbiamo abbassata la clausola ma dobbiamo aumentare, cioè dobbiamo rinnovare l'ingaggio, abbiamo l'opzione ma questo ingaggio lo rinnoviamo agli stessi soldi, capiamo bene e poi... In questi giorni, visto che stanno uscendo un pochino di numeri da calcio e finanza per quanto riguarda gli ingaggi, noi abbiamo letto altre cose. Stiamo leggendo numeri molto diversi da quello che ci hanno raccontato. Il lordo di Osimhen è 13, non è 20-22 come qualcuno ci aveva detto. È molto diverso l'impatto sul fatturato del Napoli. Se il lordo è 13, ecco che uno si spiega anche il fare il principio, resti qua se non arriva l'offerta che voglio io. E 13 sono diversi da 22, penso di sì, perché tra l'ingaggio che prende netto che con il decreto cresce, insomma tutta una serie di cose, i numeri cambiano molto. Quindi faremo un approfondimento appena possibile per quanto riguarda l'ingaggio, perché il Napoli mi pare che abbia il quinto monte ingaggi, quindi... Come ho detto sempre, mi dispiace dire questa frase che è odiosa, ma come ho detto sempre, il Napoli non si preoccupa e non si è mai preoccupato negli anni. De Laurentiis, se deve spendere per un profilo importante, spende. Quindi la frase caccia i soldi non è corretta e non lo è mai stata. Il Napoli spende. Poi il Napoli sta attento per quelli che sono i costi, quelli là bloccati, cioè quelli dell'ingaggio. Tu l'una tantum lo puoi spendere, perché poi il patto a bilancio lo ammortizzi di anno in anno e quindi non ti viene un coccolone finanziario e poi sai che puoi fare una plusvalenza più in là. L'unica differenza quest'anno è con questi giocatori tipo Lukaku, tipo Spinazzola. Lukaku lo stai pagando e non sai quanto rientrerà questo investimento. Però ricordiamo sempre che tutto il valore della società sportiva Calcio Napoli è nei giocatori. Quindi tu compri un giocatore, ha un valore, quello rientra nel valore della tua società perché non hai altre strutture e asset societari. Quindi niente di strano, niente di oh mamma mia che sta succedendo quest'anno. Niente di strano, assolutamente niente di strano. Bene, quindi segnano tutti, si muovono tutti, alcuni sono rimasti a Napoli ad allenarsi, per mettere in difficoltà Conte, con la formazione che conosciamo. Leviamo Raspadori, vediamo un Gonge, qua io lo so, Pupillo, Neres, Politano, però cominciamo così. E quindi questa è la situazione con il 3-4-2-1. E visto che sia McTominay che Anguissa sono entrambi in nazionale, vediamo chi si riposa di più. Però l'idea che secondo me può stuzzicare Conte è che McTominay più che stare qui deve stare proprio in questa zona qua. E quindi abbiamo una grandissima abbondanza per quanto riguarda i sottopunto, quelli che possono stare vicino alla punta. McTominay è quel tipo di centrocampista lì. Allora io non dico che si deve passare al 4-3-3 perché Conte ha pure preso in giro il 4-3-3, decimo posto. Questo è più calabrese che... Però ci sono altri moduli che possono sfiziare l'allenatore leccese.
che confermano magari la difesa a 3, e uno può essere il 3-5-2. Il 3-5-2 ti permetterebbe, se togli un Politá e ci aggiungi un McTominay che magari fa la mezzala, quella là che si sposta un pochino in avanti con questi due che giostrano, se comincia a somigliare, diciamo, al 3-5-2 di stampo contiano, che poi diventa anche quello di stampo Simone Inzaghiano, e qua c'hai uno che ti fa gli inserimenti e non è mica male. Al posto suo anche Folorunscio, se cominciamo a vedere che è stato reintegrato, può fare questo tipo di mezzala: tiro da fuori, inserimento, fisicità, molto molto interessante. Il problema è che qui, con due punte, io parto dal presupposto che se la debbano giocare Kvara e Luka. Kvara, che in Georgia fa lo stesso tipo di lavoro, però poi ti perdi Politá, ti perdi Neres, a meno che Neres non lo vuoi far giocare qua, ma siamo molto troppo offensivi, e ti perdi un Raspadori. Può essere questa una soluzione se ti vengono a mancare per squalifico o per raffreddori qualcuno dei sottopunta che c'hai qua. L'idea di mettere Raspadori vicino Lukaku a me piace tantissimo. Gli gira intorno, può andare a tiro, possono entrambi aiutare a far salire la squadra, sempre con l'inserimento di una mezzala che va dentro. E qua, se Anguissa è un giocatore sicuramente tecnico, dinamico, però l'inserimento non è proprio il suo forte, ce l'ha fatto vedere col colpo di testa, ma non è proprio il massimo, ecco che puoi pensare ai vari Folorunscio e McTominay. E un occhio a Gilmour lo dobbiamo tenere, perché Lobotka lo riteniamo inamovibile per tutto quello che ci ha fatto vedere, però Gilmour è un buon giocatore, è veramente un buon giocatore che può far tanto in questa squadra. Un'altra soluzione che, ripeto, non è forse vista benissimo da Conte, perché evidentemente studiando il Napoli, però quel 4-3 dell'anno scorso non può essere visto come esempio del 4-3 in generale, perché era l'annata disastrata dove con qualunque modulo, qualunque allenatore, tutto sarebbe andato a rotoli. E quindi, senza escludere niente, se ci mettiamo con questo sistema, pure si può fare, eppure si può fare molto bene, e ti troveresti con tutte le riserve al posto loro. Guardate Gilmour con Lobotka, Rafa Marin qui, Simeone qua, Politano Neres, c'hai uno Zerbin in più che se la gioca con Oliveira qui, Mazzocchi va qui, quindi Zerbin può fare un po' qua e un po' là, stesso Raspadori può andare lì, Folorunscio come vice McTominay. Insomma, ci abbiamo tanta abbondanza in questo caso, in alcune zone come qui, come in questa zona della fascia sinistra, un po' meno a centrocampo. Ecco perché il centrocampo a 3 in questo momento si può fare in diversi momenti della gara, in diversi momenti della stagione, però non hai tutte le coppie fatte. Ecco che gennaio può diventare interessante, se il Napoli ha già deciso, aveva già individuato, ma aspettava il movimento di Osimhen, poi non si è potuto più fare. Se già si è individuato dei profili che possono rimpinguare ancora quella che è la situazione della rosa, c'hai uno in più qua, un Ngonge, decidi che Conte non piace e lo sacrifichi e andiamo avanti. Un altro qui, Zerbin, perché non ti liberava un posto, ecco perché non aveva senso togliere. Più Mazzocchi potrebbe farlo, in modo tale che Zerbin viene spostato qui. Noi abbiamo lasciato andare via Zanoli, che forse non era l'idea ideale, però vedete come a gennaio si può puntellare una squadra che dipenderà tanto da quello che facciamo noi, ma anche da quello che faranno le avversarie, e ci possiamo veramente divertire, specialmente se non abbiamo quell'ansia dei campioni d'Italia per distacco che devono vincere e ammazzare il campionato. Assolutamente no, noi dobbiamo dare un sacco di fastidio a squadre che devono stare sul pezzo e non possono permettersi di respirare un attimo. Questo deve essere il diktat del Napoli, con grandissima foga agonistica, grandissima voglia di dimostrare che quell'anno è stato un inciampo, ma che non è la normalità. E chissà cosa succede se il Napoli indovina qualche filotto. Questa partita col Cagliari sarà importantissima proprio per questo, quel numero 3 maledetto. Capace che ci divertiamo. Sicuramente non possiamo annoiarci. Insomma, questa è la lista. Se serve un video per le liste ve lo faccio. Lo posso, per chi è arrivato fino a qui e lascia il like a fine video, magari vi sfizia. Io, è bello quando si va, l'ho notato, che tutti quelli che poi finiscono l'asta e fanno la cosa vogliono sapere che ne pensi
ragazzi della mia squadra. E anche io voglio che voi diate un giudizio alla squadra. Ricordiamo che è un fantacalcio a 8, abbiamo fatto l'asta a chiamata, era il mio primo fantacalcio, quindi a un certo punto il panico mi è venuto nel finale dell'asta, dove avevo speso forse troppo all'inizio e dovevo completare, però non c'è una limitazione dei ruoli, quindi io potevo anche prendere 10 attaccanti e rimanere poi troppo corto a centrocampo, con l'idea di cambiare modulo. Tutte le mie strategie non è detto che vadano a buon fine, e quindi la paura di prendere giocatori sbagliati, perché quando si fa un'asta così il problema è, vedi che magari un giocatore sta andando a poco, te lo prendi, occupi uno slot, ma la tua strategia era un'altra, è un giocatore anche forte che magari ti costringe a cambiare strategia. A me è successo con Di Marco. Comunque ho scelto, essendomi saltato Sommer, essendomi saltato Di Gregorio, ovviamente sono quelli i due portieri di punta che stanno andando al massimo, ho preso la porta della Roma, e non mi dispiace, perché Svilar secondo me è un gran portiere. In extremis ho preso anche Hummel, non so quanto giocherà, però insomma 10 crediti, voi vedete. L'ultimo numero è quello quanto l'ho speso, mentre c'è il fantamal valore medio al centro, dove di solito è a tanto che vanno. Ho preso Bremer, mi serviva un giocatore della Juve, ne ho presi pochissimi della Juve, non per mia scelta, perché c'era uno Juventino all'interno della cosa e si pigliava tutti i giocatori lui. Anche questo è importante nelle aste, capire il tifo, i pupilli dei tuoi avversari che spendono una cifra incredibile per i giocatori che loro amano. Con gli amici Bellin sono quasi praticamente tutti, siamo 40 tifosi del Napoli, e quindi ci sarà da accaparrarsi, accapigliarsi. Coco del Torino, che ha cominciato molto bene. Di Lorenzo l'ho preso a 30, secondo me è un buon prezzo. Poi ho scommesso un pochino su Emerson Royale, i milanisti non lo adorano e anche i tifosi del Tottenham non lo adorano, però guardate la duttilità, io ho puntato tanto sulla duttilità dei ruoli, in modo tale che non sei bloccato in un solo modulo e puoi creare il calcio fluido, non liquido, sempre il calcio fluido. De Winter è un buon filler, Baschirotto secondo me può fare un buon campionato, però sono squadre piccole. Col Mantra, il bello del Mantra è anche questo, che alla fine sei quasi costretto ad affidarti anche a giocatori di squadre piccole. E poi tira un po' il prezzo, fai salire il prezzo di qua. Di Marco a 52 me l'hanno lasciato e onestamente non era previsto, ma me lo tengo. Sergi Roberto del Como, e poi questo è il mio acquisto vero, potente. Calhanoglu a 70, non mi aspettavo di prenderlo, pensavo di farlo salire per gli avversari, perché tra Calhanoglu e Coop Miners, insomma, sono quelli che vanno a centrocampo proprio alla grande, Coop Miners e T, però ho preso Calhanoglu. Estevez del Parma è un filler, Zurkowski, non potendo prendere Pazzini ho preso Zurkowski, Dale Bashiro è una bella scommessa, qualcuno della Lazio pure anche volevo prenderlo, Vlasic, mio pupillo, preso a 1, è una pigliata pazzesca, e Suslov, che potrebbe dare delle soddisfazioni. Poi del Napoli, oltre a Di Lorenzo, ho preso Neres, e qua mi sono fatto prendere un pochino dalla mano. E il ragazzo è triplomane, il ragazzo mi interessa, vediamo quante ne giocherà, ma dovrebbe andare a voto, cioè se non parte dall'inizio comunque Conte lo mette e dà. E altre scommessine, perché il mio attacco forse è un pochino carente. Caprari potrebbe riprendersi quest'anno, poi non so perché ho preso Leao, l'ho preso a 100, dopo i 100 mi sarei fermato, ma a 100 l'ho preso, e questo è il meme. Cioè io proprio che ho scritto su Twitter pubblicamente che Leao non lo vorrei neanche gratis nella mia squadra, con Leao stesso che mi risponde al tweet Forza Milan, l'ho preso al fantacalcio e adesso vediamo se non lo scambio, se nessuno lo vuole nello scambio. Io tutte le partite starò lì ad aspettare la prestazione di Leao, e me la deve fare, perché altrimenti sarò terribile, sto proprio addosso. Kin della Fiorentina, che deve performare, altrimenti commisso ci deve spiegare il perché di queste operazioni particolari. Scamacca 1, volevo spendere 1 e sapevo che nessuno l'ha, perché è infortunatissimo, chissà quando torna a febbraio, ma insomma, va di A 1. È una bella storia, è una bella storia che può fare quello che deve fare. E ha uno anche un giocatore che mi piace tantissimo, al di là del fantacalcio, proprio mi piace come giocatore, che è Vitigna. Bel giocatore che potrebbe fare
il nuovo Gudmundsson dei Noartri di quest'anno. Fatemi sapere che ne pensate di questa cosa. E per quanto riguarda la top 11 flop che mi stanno chiedendo gli amici bellini, perché ho fatto la top 11 dei migliori, leggo in giro che stanno facendo anche la top 11 dei flop, ci mettono Navarro, i vari Donadelle, eccetera eccetera. Fa discutere ovviamente quella di Umberto Chiariello, che mette nei flop Inler. Tutti gli altri nomi che ha fatto tra top e flop sono d'accordo, sono tutti condivisibili. Su Inler veramente non ce la faccio. Era un giocatore che io adoravo e che all'epoca non c'era il canale YouTube, ma io difendevo con i miei amici a spada tratta, al di là della presentazione con la maschera del leone eccetera eccetera. È un centrocampista che a me è sempre piaciuto, ma è un giocatore che divide, ha sempre diviso la piazza, chi lo adorava e chi lo riteneva il più scarso di tutti i tempi. Quindi nei commenti mi dite cosa ne pensate di Inler, perché è uno sfizio mio capire ad oggi qual è la percezione. Chiarillo l'ha messo nei flop, per me non può proprio stare lì, c'è gente come Valdifiori e metti Inler tra i flop, direi di no. Insomma, questo video è uscito più lungo di quello che era previsto, vi abbraccio, vi bacio, forza Napoli sempre, bravi tutti i giocatori del Napoli nazionale che ci dovrebbero tornare belli con te, stanchi ma magari contenti, e quando sono contenti che fanno prestazioni, gol, vittorie, l'acido lattico si squaglia prima, molto bene, non vedo l'ora, già sto in ansia che non ce la faccio più con questa pausa nazionale, ci siamo divertiti, ma adesso Napoli, perché non ce la faccio più. I like finali al video fanno passare il tempo più velocemente, vi abbraccio, vi bacio e vado a fare la sta busta chiusa. Yeah.